con riferimento al recente Salon de l'Automobile di Parigi, di cui abbiamo dato ampio resoconto nelle puntate precedenti, vi proponiamo l'intervista all'ingegner Gabriele Allievi, AD della Bosch, sul tema Tecnologia per la vita. Un argomento al primo posto nello sviluppo delle automobili attualmente in commercio e per quelle che verranno. Per quanto riguarda la sicurezza, anche qui c'è da una parte l'azione del legislatore che, come sapete, ha già reso obbligatorio l'equipaggiamento con ESP su tutte le vetture di nuova omologazione, ma si diffonderanno anche ulteriori sistemi di bordo basati su tecnologie radar o videocamere che, integrati con il sistema di antisbandamento, permetteranno di realizzare delle funzioni più complesse che noi chiamiamo di driver assistance, quindi di assistenza alla guida, che hanno anche una forte connotazione di sicurezza. Pensiamo ai sistemi di sorveglianza della corsia in cui si viaggia, piuttosto che dei sistemi di frenata d'emergenza predittiva, che secondo noi avranno un grande ruolo nel ridurre il numero di incidenti per tamponamento o attenuarne l'entità. Quindi direi che, vabbè, sulla parte ecologica c'è anche ormai una tecnologia affermata che è lo start stop, che permette in condizioni anche di utilizzo urbano di ridurre i consumi anche nell'ordine dell'8-10% con un sovraccosto minimo a livello di sistema vettura. Direi che una novità sicuramente interessante sarà anche quella di rendere più accattivante la plancia e il quadro strumenti con degli schermi riconfigurabili che, a seconda della necessità, richiameranno le funzioni di bordo necessarie e non quelle superflue, aiutando anche il guidatore a rimanere concentrato sulla guida. Una versione naturalmente ancora più evoluta è quella dell'head-up display, quindi di quel display virtuale che è proiettato nel campo visivo del guidatore e rappresenta le informazioni chiave direttamente davanti agli occhi del pilota senza distrarlo dalla strada. Per quanto riguarda invece gli altri tipi di contenuti che possono attrarre i clienti e motivare ad un cambio di vettura, ci sono naturalmente i contenuti ecologici, con, non dimentichiamolo, il target entro il 2020 di raggiungere i 95 grammi di CO2 a livello di flotta, quindi ancora molto potenziale e molto, molto lavoro di innovazione tecnologica, soprattutto sui motori endotermici, che rappresenteranno ancora nel 2020 una quota di mercato dell'ordine del 95%, quindi nuovi sistemi di iniezione elettronica sia per i motori a benzina che per i motori diesel. Un potenziamento a livelli di presenza sul mercato di tutti i combustibili alternativi, partendo dal metano, dal GPL e dalle iniezioni miste di diesel con metano e, per i mercati emergenti, anche con alcol. E inoltre l'elettrificazione, che, pur rappresentando una quota del 5% nel 2020, saranno sempre più di 5 milioni di vetture a livello mondiale, un mercato che la Bosch non può trascurare e sul quale già oggi è impegnato circa 1.400 ingegneri a tempo pieno, con sistemi che vanno dalla vettura puramente elettrica fino alla vettura ibrida o con range extender.